buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, ragazzuoli, buongiorno a tutti, buona settimana a tutti, buon lunedì a tutti, buona settimana a tutti. Il video dal furgone. Allora facciamo un video a mente fredda. Ieri sera troppa era la delusione dell'ennesima sconfitta. Una partita, aspetta, devo abbassare la ventola perché sembra, sennò secondo me nel video sembra che sono in moto. Però dicevo, l'ennesima sconfitta della Juventus, una partita che confermo quello che ho detto ieri sera nel video, una partita con più occasioni da rete del solito di quelle che ha la Juve, e che ieri sera vede un Vlahovic che si divora tutto quello che si potrebbe divorare, anche un gol clamoroso mangiato da Cambiaso, un altro da Rugani. Ho detto ieri sera, no, tutte azioni frutto del caso. L'unica azione che è stata bella, diciamo, è stata proprio quella del pallonetto, lì dove secondo me a Vlahovic non gli dico che è un gol mangiato, gli dico che lì ci ha provato, un'angolazione come ho detto ieri molto stretta, lì ha preso il palo, ha preso la porta, ha preso il palo, è stato molto sfortunato lì, e lì ci può stare. Gli altri due, il colpo di testa clamorosamente mancato la porta, perché se prende la porta nella linea diagonale dove lui ha colpito è sempre gol, e soprattutto l'altro, quello che la porta spalancata la tira fuori, e quindi confermo questo, no? Detto questo, se andiamo ad analizzare la partita, una Juventus che ha sfruttato tutti gli errori, sfruttato se faceva i gol, però ha sfruttato quelle occasioni, diciamo, tutti errori che ha fatto il Napoli, che secondo me ha giocato un po' più alto. Il Napoli ieri era la partita campionato per il Napoli, perché visto che probabilmente non raggiungerà mai il quarto posto, poi nel calcio mai dire mai, quindi non si sa in che posizione di classifica riuscirà ad arrivare. Napoli ieri ha fatto la finale di Champions League, quindi ha giocato un po' più alti e ti ha lasciato spazio, tu dovevi approfittarne. Quindi confermo, stavo dicendo quello che ho detto ieri sul discorso dei gol non fatti, non posso dare la colpa ad Allegri se Vlahovic, Cambiaso, Rugani si mangiano quei gol lì, le occasioni le ha avute. Però se andiamo al succo della partita, è una solita Juve che non gioca a calcio, una solita Juve che, perché a noi sembra che ha giocato meglio perché abbiamo avuto tante occasioni, ma quello non vuol dire giocare meglio, quindi quello vuol dire che hai avuto occasioni, ripeto, un po' frutto del caso, una l'hai costruita abbastanza bene con Vlahovic, quella del pallonetto, però gli altri, no? Modo confusionario, infatti hai fatto il 29% di possesso di palla, quindi vuol dire che la Juve non ha mai avuto la palla tra i piedi per costruire, no? Ha sfruttato quello che ti ha lasciato il Napoli, anche se il Napoli una gran partita non l'ha fatta. Intanto non sarà un caso che la Juventus abbia
più occasioni da gol, non gioca Rabiot e gioca Alcaraz, anche se nel primo tempo Alcaraz non mi è piaciuto tanto perché ha fatto un po' di confusione, cioè è andato a fase alterna, però un giocatore che gioca la palla in avanti, un giocatore che cerca di verticalizzare il gioco, cosa che Rabiot non fa. Rabiot è uno che rallenta il gioco, invece Alcaraz, come cacchio si chiama questo, te lo velocizza, anche se ieri un po' di confusione l'ha fatta anche lui. E quindi siamo alle solite, perché io mi ricordo quante partite abbiamo vinto 1-0, no? Senza far gioco, perché adesso non voglio neanche che passa, no, il messaggio, ecco, vedi Allegri, no, perché questo state facendo passare voi, no? Ecco, vedi Allegri che colpa ne ha se Vlahovic si mangia quei gol, eccetera, eccetera. Sì, è vero, è vero. Però chi dice questo sono gli stessi che davano i meriti ad Allegri quando vinceva le partite 1-0 per l'invenzione del singolo. Non era merito dell'invenzione del singolo, dicevate chiedete scusa ad Allegri, e quindi lì c'era ragione, perché era lui che inventava secondo voi. Ieri è Vlahovic che sbaglia, e per l'ennesima volta questo non c'ha mai colpa, no? E ripeto, per me è ieri che c'ha le meno colpe di tutte, sul risultato ovviamente parlo, poi l'ho detto anche ieri, una squadra che questa che non gioca a calcio. E quindi si vede qua, no, l'ipocrisia, mentre io dico, ieri, se io devo togliere gli schemi, il gioco e tutto, io ho la lucidità di dire, ieri io non do colpa ad Allegri se Vlahovic si mangia tre gol, se Rugani si mangia il gol, se Cambiaso si mangia il gol. Cazzo, se facevamo quei gol, la Juve vinceva, poi aveva giocato bene, aveva giocato male, meno possesso, più possesso, ne potevamo discutere finché ne avevate voglia. Invece voi no, voi quando la Juventus aveva zero occasioni, zero tiri in porta, e lo faceva il gol al 92esimo, venivate a petto gonfio a dire chiedete scusa ad Allegri, no? Perché si vinceva 1-0, il corto muso, il corto qua, il corto là, minimo sforzo, massima resa, tutte ste puttanate qua. Invece ieri è successo il contrario, di occasioni ne hai avute più te e ha vinto il Napoli. Col Frosinone tu non dovevi vincere la partita, quindi andiamo a domenica scorsa senza andare troppo in là, no? Non dovevi vincere assolutamente quella partita, l'hai vinta, capito? Quindi lì cosa dobbiamo dire? Quindi ecco perché se siete figli del risultato poi succede questo, però voi ve lo girate sempre come vi pare a voi il risultato, e invece no, dovete essere onesti e dire che questa squadra le potenzialità ce li ha. Dopo non sempre Vlahovic si mangia tre gol, perché Vlahovic nell'ultimo mese e mezzo ti ha fatto fare 12 punti solo con i suoi gol, avendo molte meno occasioni di quelle che ha avuto ieri. Quindi se sei figlio del risultato, allora devi mettere in moto il cervello, devi mettere in moto, perché sennò qua non è che questo è un gatto che cade sempre ai piedi. Io preferisco vedere una Juventus che abbia 5, 6, 7, 8 palle gol a partita, perché ripeto, non è che Vlahovic tutte le domeniche si può mangiare quei tre gol lì, o Rugani davanti alla porta si tira fuori quel tiro lì, o Cambiaso, cioè lì è sfiga quando ti mangi quei gol lì. La domenica dopo, se tu c'hai quelle occasioni, i gol li fai. Quindi smettetela, perché ho visto parecchi commenti, ah, allora è meglio giocare male e perdere. A parte che la Juve ieri non ha giocato bene, la Juve ieri ha avuto più occasioni ma non ha giocato bene, perché ripeto, ho detto all'inizio, noi ci sembra che la Juve ha giocato bene perché abbiamo avuto 5-6 palle gol clamorose, ma quello non vuol dire giocare bene. E poi giocare, la colpa che io posso dare ieri ad Allegri
è che intanto lui doveva entrare nel secondo tempo con il 4-3-3 e avere sto coraggio una volta per tutte di schierare le tre punte. Stai perdendo 1-0 a Napoli, quindi mettere subito Chiesa a destra, Ildiz a sinistra e Vlahovic. E secondo me l'errore che fa è non far giocare Nicolussi Caviglia. Io, quando ha fatto entrare Nonge ed è passato al 4-3-3, io avrei fatto entrare, facevo entrare Nicolussi Caviglia, lo mettevo davanti alla difesa, perché tutte le volte che ha giocato questo ragazzo non ha fatto male. Non capisco perché lui lo abbia escluso in questo modo qua. Ecco perché, vedi, ieri ho detto c'è qualcosa che non mi torna, no? Perché delle volte sembra che questo allenatore faccia i dispetti, no? Perché mi spiegate perché buttare dentro Nonge in una partita così importante, particolare, tirata, che tu dovevi cercare di vincere perché venivi da una serie di risultati negativi, a parte il Sassuolo che l'hai presa al 96esimo, e no, non fai giocare Nicolussi Caviglia, che sarà un po' meglio oggi di Nonge o no? Cioè, Nicolussi Caviglia tutte le volte che ha giocato la sua sporca figura l'ha fatta, non è Modric, però secondo me era più adatto lui lì. Mettevi Locatelli mezzala sinistra, Alcaraz mezzala destra, Chiesa, Ildiz e Vlahovic centrale. Questo secondo me era quello da fare. Invece lui sembra che gode quasi ad auto mettersi in difficoltà. Non lo so, no, a quel cambio lì io non l'ho capito, quell'ingresso lì non l'ho capito. E non ho capito perché questo ragazzo deve essere escluso, che è Nicolussi Caviglia, ripeto. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate. Perché poi tirarlo giù in quel modo, sì, uno dice ho messo Milik perché volevo far gol, ho tentato il tutto per tutto, perché quando non ha fatto, che ha messo dentro la punta, ci siamo lamentati. Ma io a quel punto lì non avrei messo Danilo, avrei giocato con un difensore in meno, tanto tu dovevi, mancavano 4 minuti alla fine, poi c'era il recupero, dovevi cercare di andare a vincere la partita, giusto mettere Milik, una punta in più, però mettere alla gogna un ragazzo che provoca un rigore e metterlo alla gogna così, farlo uscire dopo un quarto d'ora che era entrato, io non l'ho trovato una mossa intelligente. Non l'ho vista la mossa intelligente, ho visto proprio come un dire questi ciò, questi metto, e vedete che fanno danni e li tiro giù. No, non mi è piaciuta quella cosa lì, non mi è piaciuta. Ripeto, capisco che devi mettere Milik, però io non avrei messo Danilo, avrei tirato giù Alexandro e avrei messo Milik e avrei tenuto dentro Nonce, perché lo esponi a... mediaticamente lo esponi in modo brutto e lo distruggi anche psicologicamente. E non mi venite a dire ma è uno che si fa distruggere psicologicamente per queste cose qua, allora non è da Juve, cose sì, probabilmente non sarà da Juve ma oggi psicologicamente di giocatori da Juve ce n'è veramente pochi, ma non solo da Juve, perché il calcio anche se gliela fai a un trentenne quella cosa lì, l'accusa, anche se gliela fai a un giocatore esperto, perché gli fai a far capire ti ho messo su da 10 minuti, ti tiro giù perché hai provocato quel calcio di rigore lì, punto, e questa è la verità, e quindi l'accusa chiunque. Detto questo, ditemi la vostra, ragazzi, e io continuo a dire che questo allenatore per me
ha chiuso la sua avventura alla Juve, non ha più niente da dare né sul lato caratteriale, né sul lato tattico, né sul lato umano, non ha più niente da dare, se mai ha dato qualcosa. Fino alla fine, forza Juventus, Allegri, è arrivata l'ora che ti toglie dal cazzo. Ciao a tutti.